Devi fare quello che va fatto. In questo caso era da espellere Brozovic. Ma io, punto. Già da voi non me l'aspetto. Proprio. Ma avete detto per 50.000 anni che non si parla degli arbitri dopo le vittorie, dopo i risultati. Perché l'arbitro è l'alibi dei perdenti. Tu sei il classico. Voi adesso cambiate quando perdete. Tutte le cose che fanno. Siccome avete perso due finali con l'Inter quest'anno, non vi va giù. Poi quando viene detto a te, reagisci così. No, è tutto il tempo che dici così. Io ho sempre parlato degli arbitri. Chi è che non ti alza la voce? Io o gli altri? Io ho sempre parlato degli arbitri. Chi continua a urlare? Io ho sempre parlato degli arbitri. Invece a te l'argomento arbitro arriva a te, ma una volta c'è una. Ma hai cominciato a frignare nel derby perché il derby lì non eri sensibile con le gomitate di Hernandez. Le gomitate, ma lascia perdere. Basta, quello che è successo contro il Torino, scusate, qui c'è una cosa diversa da quella che dice anche Michele. La Juventus, ecco, i teatrini parlano di queste cose. La Juventus, addirittura voi sentite l'allenatore che ha detto praticamente, non ha detto affatto bene, però mi ha spiegato che è già stato sufficiente. La realtà qual è? È che la Juventus non si sa difendere. Gli possono dire di tutto alla Juventus, di tutto. Voi vedete come offendono, ruba di qua di là, e poi chi rubano sono gli altri, non la Juventus. E quindi lascia perdere, si fa passare sulla schiena tutto quanto ed è un male. Ma quando ci sono stati gli episodi arbitrali che hanno, diciamo, infatti Michele, io ti ho premesso prima che queste sono cose che possono capitare. Io mi ricordo per esempio quando il Napoli ha perso il campionato in albergo, hanno preso come riferimento il 3-2 della Juve. Quindi voglio dire, lascia il tempo che trova. Però se andiamo a esaminare il contesto della cosa, non è quello però dove c'è da esperire. Ripartiamo con l'episodio più discusso, quello del primo rigore dell'Inter, 2 minuti. Il ragazzo ha un problema serio, gioca all'olandese, anticipando gli avversari. Quando non riesce nell'anticipo, perde il contatto della palla, è un contropiede oppure è un fallo. È vero, è la mentalità tra l'altro questa, loro proprio. Questo sì, poco da dire. Rigore, anzi, qua non lo vedo. Si dico una cosa grave che Valerio non lo vedo perché da casa io me ne sono accorto immediatamente. Che era andato questo da VAR perché non è una spinta nella parte alta. No, però Valerio comunque non era lontano. Cioè, voglio dire, scusate, questo è da VAR perché non è una spinta nella parte alta e quindi lo richiama. No, questo è il VAR. Io mi chiedo, scusate, guardate sul replay. Adesso non è un fermo immagine, è un replay che va. Come fa Valerio a non vedere in diretta? Secondo io ieri ho visto la telecronaca di Filippo. E Filippo ha detto un secondo dopo questo rigore netto. Io ce l'ho una spiegazione perché non lo dà. Perché è scarso? No. Come no? Guarda che casino ha fatto c'è ieri. C'è sempre un motivo per cui uno prende, a meno che uno... E allora la pallonata di Brozovic non è un'altra cosa, questo non è un'altra cosa? Anche lì ho cercato di dire il motivo, anche se non l'avete voluto tanto. È da fermare uno che fa questa roba qua. Secondo me qui una partita che è una finale... Proprio perché Brozovic non lo espelle, perché sta usando. È un arbitraggio non fiscale, ma che cerca di andare sul buon senso. Che poi puoi cadere anche in errore andando troppo sul buon senso. Esatto. In questo caso, qual è il suo buon senso? È una partita che è una finale equilibrata, ha dato un rigore. Nella sua testa c'è un meccanismo, forse sto scontentando una parte, non do un altro rigore alla squadra che ho già dato un rigore. Se non succede qualcosa di clamoroso, lui non vede una cosa clamorosa e non lo dà. Se tu dici questo, avrebbe senso. Avrebbe senso se sul fallo. No, e non c'è il tocco. Tra poco lo vediamo. Prima espulsione di Allegri, 102esimo minuto. Il tecnico litiga prima con Lautaro. Dell'Inter gli ha dato un calcio, una pedata, dopo la scusa. No, ma guardate, e qui vi posso dire io, è successo di tutto ieri ed è una cosa proprio riprovevole quello che è successo in campo ieri, ve lo dico perché l'ho visto con gli occhi miei. Quindi non doveva andare nell'area tecnica della squadra avversaria, se no... Sono successe delle cose, ma di tutte e due, ma addirittura il calcio nel sedere a Allegri. È una comica, dai. No, io non ho mai visto uno della panchina dell'Inter che dà un calcio nel culo. Siamo rimasti a Tardini con i due allenatori quella volta là. Sinceramente Bandini, guardate, sono rimasto esterrefatto da una cosa del genere, però... Anche se non si è visto con le immagini questo calcio, questa lui pedata. Lui dice pedata. Scusa Michele. Sì, che insomma quello che è. Allora, però avete visto le motivazioni della squalifica di Allegri? Sì. Perché dice che va in modo irriguardoso nei confronti della panchina avversaria. Michele, lui là non deve andare. Questo è l'unica cosa che non hai visto. Ieri sera all'ingresso delle squadre, quando io davanti alla televisione
Valeri aveva la faccia atterrita, mentre tutti più o meno facevano finta di salutarsi, lui era lì, bloccato, chissà cosa stava pensando. Ritorno alla motivazione, la motivazione, e ci credo, visto che l'hai ripetuta più di una volta, di Valeri a D'Allegri, dice: non mi ha buttato il pallone in faccia. È una roba che non è da fermarlo, è da bloccarlo perché se lui ha veramente ha detto una cosa simile, ragazzi, ma allora oggi dire... Furio pensa che dei colleghi nostri hanno detto che è stato un arbitraggio che alla fine è andato bene, per esempio la Gazzetta dello Sport, il primo giornale quotidiano sportivo d'Italia. No, ma la motivazione, io ti sto dicendo, sono anche tanti altri, anche Brozovic era da Rossi e altri che hanno detto di no, però dico, non è che tu sembra che stai parlando di una cosa scandalosa, manco fosse certo la mancata espulsione che arriva prima di tutto il resto. Cioè 22:30 dopo la pubblicità lui mi tira fuori Ronaldo, è entrato in un argomento. Vedi, quello lì. No, ho detto manco fosse. Ascolta, ma hai citato, no, perché di solito, ma scusa, se non vado errato, quella partita lì era la Juventus in vantaggio in classifica, sì. E c'era un gol di vantaggio. La domenica prima però c'era un gol dell'Empoli. La domenica prima, lascia stare. Allora io ti posso dire che nel 1960, adesso, aspetta, adesso mi ricordo, comunque qualche anno prima, nel 97 o nell'87, adesso mi ricordo, l'Inter, se non vado errato, aveva preso Recoba, era andato a Latina. Aveva trafugato per fare una patente falsa e quella partita lì l'Inter la doveva giocare in Serie B, non con la Juventus. Sì. Hanno preso un anno Oriali e cosa ha detto Carraro? Ha detto l'Inter non la posso penalizzare perché praticamente Moratti ha speso tanto, no. E questo sì l'ha detto Carraro. Dai, ragazzi, ci dobbiamo fermare. Era il presidente della federazione. Francesco, è chiusura. Salutiamo su un'altra cosa perché mi devo fermare assolutamente. Mi piace questo affronto di Michele nei confronti di Luciano, che ha passato un processo per tutto quanto. E sappiamo tu come è finita. Mica sul 97-98 il processo. E lui dov'era? Cos'era? Dirigente di che cosa all'epoca? Che c'entra? Mica il processo è sul 97-98. Ma era un'allusione a che cosa? Alla spesa che hai fatto oggi? Ma l'allusione è che quando subisci un torto arbitrale, se ti giochi lo scudetto. Perché vai sul 98 torta? Adesso? Perché sto dicendo, figurati se fosse stato un rigore con quello, è clamoroso, come dice Furio, che si allora, sta strappando le vesti per l'arbitraggio di ieri. Ma calciopoli, no, ma poi c'è il calciopoli 97-98. No, ma poi c'è il calciopoli, dite le cose. Allora, per fortuna, niente di grave. Certo. La roba per mettere a posto. Se ti ricordi, no, scusate. No, mi devo fermare, no, ragazzi, no, per favore. Ciao Massimo. Semplicissima. Bocca al lupo a Massimo. Non farà tornare a saltare più forte di prima. Sì, dall'ospedale ci sta guardando. Ciao, no, Massimo, nel senso che era una chirurgica estetica, sennò non passa un concetto sbagliato. È un intervento di chirurgia estetica. Ci fermiamo. 6esimo rigore chiesto dalla Juve per un contatto tra De Vrij e Vlahovic. Francesco, scusa, posso dire solo una cosa? Dato che ho parlato più volte di rispetto in trasmissione, di educazione, di però vi prego che non si scateni un effetto domino, perché lo sai che non si chiude mai, perché sul personale non ci va nessuno, è una questione proprio di singoli episodi e discussioni di calcio dove ci sono provocazioni e eccetera eccetera, però io credo che bisogna portare rispetto a una persona che nella vita ha fatto qualsiasi cosa nel mondo del calcio, ha vinto scudetti, ha vinto Champions League, ha vinto Coppa Italia ed è stato un dirigente ad altissimi livelli in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi fare certe illazioni di fronte a Luciano Moggi per ritirare in mezzo il 98 Ronaldo, Giuliano, quando non serve una mazza, perché ti senti attaccato oggi, perché stiamo parlando di una Moviola, di una Coppa Italia, secondo me è altamente irrispettoso, perché io non mi sognerei mai di fare una battuta del genere né ai dirigenti dell'Inter passati né a quelli del Milan e ne ha lo stesso Luciano. Vabbè, in ogni ma questo te lo sei inventato tu? No, no. Irrispettoso, no, per no, niente. Chiudiamola così, era un'illazione?
Ma il Lazio ne è quando mai? Ma non è manco Calciopoli, non sa manco la storia. Le Calciopoli parte nel 2004. No, non la sai. Io non so la storia. Calciopoli non c'entra con il calcio diverso. Se no ti toglievano. No, no. Michele, no, scusate, qui mi dovete concedere. Io adesso vi... No. Basta, per favore. Stai peggiorando le cose. Stai peggiorando. Tu hai aperto dopo la pubblicità. Voglio parlare perché devo dire che tu non hai avuto rispetto. Stai peggiorando le cose. Vediamo l'episodio di Ebrahim Vlahovic e questo sicuramente vi calma. Stai peggiorando di cosa? Che stai dicendo? Andiamo a vederlo. Allora, qua siamo al 106esimo. Vlahovic cade a terra, contatto con De Vrij. De Vrij, vero o presunto, adesso vedremo meglio con le immagini. Valeri lascia correre. Ecco qua. Prego, ragazzi. Ma lì la verità è che la scarpa di Vlahovic va su quella di De Vrij, mi sembra. Che vantaggio però. Il pallone c'era lui, Sì, infatti, però. Chi è in possesso di palla qua? Cosa ti insegnano le regole? Allora, secondo me qua si vede bene, tra poco, sì. Dopo Valeri. Ok, qua. Tocco sul piede, non sulla palla, guarda. Ecco, la grazie alla regia che leva il crawl. Guarda, piede. Qua il tocco mi sembra netto, poi possiamo parlare dell'intensità, certo, e tutte queste cose, certo. Però il tocco c'è. No, vedi, questo alla fine sì. La scarpa di Vlahovic va su. No, la domanda è, questo fallo qua è meno di quello di che vuoi sostenere proprio. Che sia quello di De Vrij, di De Ligt su Lautaro Martinez. Per me è peggio questo. Cioè, bisognerebbe stabilire se è Vlahovic che mette la scarpa sul piede di De Vrij o De Vrij che mette... No, se un giocatore ha il possesso palla e si frappone tra la palla e il difensore, che in questo caso cerca di marcare... De Vrij l'unico cosa che può fare è cercare di anticiparlo. Non lo anticipo perché gli va. Ma Juve Inter di campionato è stato squalificato per 5 giornate per aver simulato con De Ligt alla fine che voleva per forza il rigore. Pure qua voleva per forza il rigore. Infatti. Si sono buttati in una maniera assurda. Ma perché tu vai sempre sulle cose che non c'entrano nulla con questa roba? Non c'è perché non ti piace. Per esempio, ieri il Cuadrado ha preso con i tacchetti Sanchez, che è rimasto a terra per più minuti. Si sta arrampicando su e quello non l'abbiamo visto quell'episodio. Quello è un La mia domanda è un'altra. Io lo faccio a questo punto, la faccio agli altri, perché tanto Michele risponde sempre quello che vuole. Risponde quello. La domanda è tu. Questo fallo qua, io sto parlando con gli altri, sono contento. Se hai dato quello di che vuole, cioè dato quello di certo, ma tutti quanti dicono di Ligt su Lautaro devi dare anche da questo. Te un fallo perché gli appoggia il ginocchio sul ginocchio. Questo è più rigore di questo. Mette Bonucci le mani davanti. Mette le mani davanti. Guarda, non abbocco le tue proprio. No, Michele, se hai dato quello di De Ligt su Lautaro, devi dare anche Luciano, questo. Luciano, tu come lo vedi? Hai cambiato. Io ti devo dire la mia. Lo rivisto. Luciano. Ecco, io ti devo dire la mia. Giulio, per favore, ragazzi, ma non dovete sempre avere l'ultima parola. Ma che abbiamo 6 anni? Che Calciopoli non comincia quando dice Michele. No, Luciano, non mi tornare su Calciopoli, ti prego. No, ma per favore, diventa una cosa infinita. No, ma aspetta. No, finisce subito. Ma non è vero, non finisce mai perché, subito, si crea un effetto domino infinito. Tre dai. Anni prima aveva detto negli spogliatoi, praticamente vedrete quello che succederà nel calcio. Ha avallato da Mancini quando disse Moggi avrà da difendersi in altra sede. No, Michele, ma tu rincari pure la dose. Ma ragazzi, ma io veramente li devo mandare a casa. Dobbiamo sempre far passare. Ma no, ma non posso manco andare avanti fino a mezzanotte meno 10 così. Ma non è che devo stare attento a dire. No, ma tu mi hai detto a me che non conosco. Tu mi hai detto a me che non conosco Calciopoli. Infatti, hai detto una stronzata. L'ennesima. Ah, pure. Certo. Perché mezzanotte? Ma vai a vedere le date. Le date. Stiamo parlando di questo. Ragazzi, basta. Sto parlando di questo. Basta, ragazzi. Luciano, ti prego, mi dici la tua su questo episodio. Luciano, questo episodio, rigore o no? Non lo so, perché adesso mi ero distratto su questo argomento qua. Lo so che ti si accende la miccia. Io ti ripeto sempre di non fartela accendere. Se l'ha dato su Lautaro. No, ma la miccia non può non accendersi. Ma lo quando so, senti ma cose lo so che sbagliate. È un argomento delicato, però ti chiedo per favore, se no andiamo avanti. No, perché mi rendo conto. Luciano. Chiedi questo, Luciano. Luciano, è guarda, più grave questo è rigore, sì o no? Il contatto De Ligt Lautaro, dato che Bonucci non fa nessun contatto. No, ma non mi voglio esprimere. No. Niente. Okay. No. Allora, dai, andiamo avanti, lasciamo stare gli episodi arbitrali, ripartiamo dalla Juve. Ha un passo dall'obiettivo grosso, ma ancora due gare prima di poter scrivere la storia. Ancora due gare, 180 minuti, noi le abbiamo messe in grafica con le stelle come per indicare insomma il grado di difficoltà di queste due partite. In questo momento abbiamo dato 4 stelle, cioè il massimo della difficoltà alla sfida contro l'Atalanta, perché è vero che ci sarà San Siro tutto esaurito, è vero che il Milan ha nelle proprie mani
il destino del campionato, però è anche vero che l'Atalanta non è assolutamente ancora fuori dai giochi per un posto in Europa, sa di dover vincere a San Siro per poi poter sperare attraverso una serie di combinazioni di risultati delle altre tre pretendenti, ovvero Fiorentina, Lazio e Roma, di comunque restare in corsa per il discorso Europa. Dopodiché, naturalmente, la settimana successiva abbiamo dato 2 stelle contro il Sassuolo, in realtà potrebbe essere anche una sola stella, perché davvero se il Milan dovesse riuscire a passare, a superare lo scoglio Atalanta contro un Sassuolo che oggettivamente non ha da tempo più nulla da chiedere al campionato, la partita potrebbe essere di quelle davvero facili. Siete d'accordo? Molto difficile Milan-Atalanta? Sì, io ricordo anche, scusami, ma quando l'ultima volta che siamo andati in Champions, Paolo, con Allegri, il Milan era andato a giocare a Siena, sì, contro il Siena retrocesso, e la Fiorentina, immagine, mamma mia, una roba pazzesca, io non ho mai visto così. Lì che torti arbitrali quell'anno. E lì un paio di spinte sono andate. 12-13 con Balotelli che c'era il vento, ogni tanto cadeva in aria. Ma tu, guarda, basta la lattina, la vostra disonestà. Ragazzi, ma noi dobbiamo parlare del Milan, ma lui, siamo finiti a parlare perché, di Siena, ma per Milano, quale di cavolo di motivo deve intervenire se sta parlando del Milan? Ti vogliono mettere in difficoltà. Ci stanno riuscendo. Ma perché tu, siccome tu, perché siccome quando ci sarà la rivisitazione di tante cose, tu non potrai neanche più uscire di casa. Milan-Atalanta è difficilissima? Difficilissima. Ok, lo dici scaramanticamente o lo pensi davvero? Caspita, sei in lotta per l'Atalanta quest'anno ha fatto punti solo fuori casa. Infatti si gioca a San Siro, sì. Esatto. Che dite? Però. No, è difficile perché il gruppo Milan è unito, è la più squadra di tutte, è meno forte dell'Inter, ma in questo momento queste partite pesano tutte, cioè non c'è una partita che è facile, è difficile giocare a Verona, è difficile giocare a Spezia, è difficile, cioè quando sta arrivando la fine del campionato, se hai 2 punti sale con l'Inter, titolo campione d'Italia, comunque che ha una rosa importante ed è comunque una squadra forte, sai. Beh, Cagliari non Atalanta è in casa, lo diciamo da un mese e mezzo a questa parte, che il calendario del Milan era altamente difficile rispetto a quello dell'Inter, con una partita in più da recuperare, in meno da recuperare. L'unica cosa di svantaggio poteva essere questa Coppa Italia, che però in questo momento, avendo premiato i giocatori di Inzaghi, può dare una spinta ulteriore a livello nervoso, dici? Sì, cioè andare a Cagliari magari chiuderla in 20 minuti, anche perché io, ripeto, non credo assolutamente nel Cagliari in questo momento, perché mi sembra una squadra sfilacciata con un presidente che ha pochi interessi, poi è una sensazione mia, Certo. E quindi l'Atalanta è un campionato che si chiuderà all'ultima. Pensa che hanno ridotto perfino il settore ospite, vedi come non so, sono attentissimi ai dettagli, si giocano la vita il Cagliari. No, ma per la Sardegna, ragazzi, avere il Cagliari in Serie A è una cosa fondamentale di più, perché hai comunque un indotto di turismo importantissimo. Ma per Giulini, perché c'è lo stadio nuovo da fare, devono rifare tutto quel quartiere, quello di Sant'Elia. Voi adesso parlate dello stadio, ma allora, quando si parla di queste partite, io, contrariamente a quello che dite, la partita di ieri pesa sulle gambe dell'Inter, perché i caldi, praticamente le 2 partite in una settimana sono... E poi dopo c'è anche un'altra cosa da vedere. Quando praticamente si va a osservare il Milan di questi tempi, la partita la si deve guardare. E il Milan ha già fatto la partita più difficile, per come è cominciata, per come è finita, a Verona. Verona praticamente gli è stato annullato un gol all'inizio, per fuori gioco normale. Però con l'Atalanta gli è stato fatto un gol da Faraoni per il vantaggio Delle... prima. Poi dopo il Milan tranquillamente ha cominciato a macinare gioco e ha fatto quello che ha fatto. Però si riazzera tutto adesso. Il Verona non aveva motivazioni vere. Sì, vabbè. Ma l'Atalanta ragazzi, ma vi rendete conto? Guardate quanti gol ha subito e quanti ne ha fatti. E fate un riferimento con quello dell'anno scorso. Poi parlate con Giampiero Gasperini e ve lo spiega lui. Perché Giampiero Gasperini ha già sbagliato a restarti. Però Luciano, se dava retta a me non c'è senso. Però se dovessimo guardare l'andamento del campionato, ti dico che la Juve col Milan non ha mai perso. No, una partita scontata non c'è. C'è la differenza di un Francesco, questo qui è il campo delle previsioni. Però se andiamo ad osservare praticamente queste partite e la forza delle squadre, noi diciamo che il Milan ha già vinto il campionato. Okay. Perché?
può darsi pure che possa pareggiare con l'Atalanta, però poi vince quella dopo. Va a Reggio Emilia e vince la partita. Michele, però ci sono, dei dati. Te, Michele, che... se riponi delle speranze, le riponi in Milan-Atalanta. Sì, lo dicevo dall'inizio, ti ricordo, dall'inizio, quattro giornate. Ma possono riporre le speranze, te lo dico io. Ma certo, c'è speranza. L'Inter ha perso finora il campionato. E poi c'è anche un altro. Ragazzi, ma scusate, però Luciano, tu lo ricordi meglio di me, la Roma ha perso con Lecce retrocesso. Ma lascia perdere. 5 maggio Lazio-Inter. Scusate, no, no, a Bologna. Michele, scusa. E allora, non è il Milan come le altre squadre. Il Milan ha dei giocatori che non si danno mai per vinti. Il Milan ha dei giocatori in salute fisica praticamente che ti portano. L'hanno fatto vedere a Verona, quindi allora è inutile stare lì a menarlo. Certo. Scusate. In questo contesto qui voi dovete guardare la squadra e la forma della squadra e fare riferimento praticamente all'Atalanta. L'Atalanta ha subito tra poco più gol di quelli che ha fatto ed è una squadra in disarmo che praticamente potrebbe anche portare non all'esclusione dell'allenatore adesso perché non è, è finito il campionato, però sicuramente la mancata riconferma e questo la dice tutta. Ma io sono d'accordo infatti col discorso delle gambe, anche se l'entusiasmo può fare la sua parte, perché l'anno scorso mi avete fatto la testa così e sono d'accordo che l'Inter da febbraio in poi aveva la possibilità di concentrarsi la domenica. Quest'anno si è invertito con il Milan. Il Milan ha fatto meglio, l'Inter ha fatto peggio e diciamo che è diventato combattuto. In più l'Inter ha buttato delle occasioni, perché sembra, dice il Milan, non perde le occasioni. Il Milan all'inizio di aprile, stiamo parlando di un mese fa, pareggia in casa col Bologna, pareggia a Torino, aveva in mano il suo destino e lo ridà dall'altra parte. Poi è l'Inter che a sua volta sbaglia col Bologna e lo ridà. È la pochezza, è la pochezza del campionato. E vabbè, non sono squadre ecco perché, perfette. Ecco perché, ho detto, che se la Juventus avesse avuto Ronaldo, poteva vincere il campionato. Negli ultimi 7 anni a San Siro, l'Atalanta quest'anno è una squadra che fa 12 vittorie fuori casa, è terza dietro Milan e Napoli, quindi è una squadra che fuori casa si esprime in meglio. In casa 4 vittorie stagionali. Quindi in mai. Tutta la stagione. E ha perso anche col Milan, infatti 2-3 per infatti, esempio. Questo ti dà l'idea di quanto sia purtroppo scadente verso il basso quest'anno la Serie A, perché l'anno scorso Pirlo arrivò quarto con 78 punti. Sì, però c'è da dire che la seconda l'anno scorso arriva a 79, quest'anno la seconda può arrivare a 84. Sì, quindi però stiamo viaggiando molto bassi. L'anno scorso c'era l'Inter che ha ammazzato il campionato, esatto. Però, ripeto, ha potuto concentrare le forze solo sul campionato e quest'anno abbiamo detto che sarà che Brozovic ha sbagliato a non avere il vice Brozovic. Certo, non sei perfetto a centrocampo, non hai le alternative. Però l'ha pagato in quel periodo lì, Liverpool. E quindi no, inizio anno 2022 è stato terribile, soprattutto per calendario difficile. Ma sapete perché? Febbraio, calendario assimetrico. Ma raccontate praticamente l'evolversi del campionato. Dopo che ha perso il primo derby, l'Inter per 7 partite ne ha azzeccata mai una. Questo significa che l'incidere dell'allenatore nei confronti della squadra non però è buono. Non è stato belle partite. Allora, dobbiamo tornare tra poco per parlare di un altro allenatore, perché oggi è apparso uno striscione shock al San Paolo davanti allo stadio del